Ciao a tutti, eccomi tornata con una nuova video ricetta. Si tratta di una, mi viene zuppa però, è più che altro una vellutata, diciamo, di funghi porcini. È una ricetta molto buona, mia sorella piace tanto, quindi ve la propongo. È fra l'altro light, quindi evviva. E so che non è molto economica, però ad esempio io ho trovato, e ora verrò crocifissa in sala mensa, alla Fantozzi, ho trovato dei funghi porcini congelati. Ok, va bene, dai, non è la fine del mondo comprare dei surgelati. E, fra l'altro, questi non sono manco conditi, sono soltanto presi, tagliati, puliti, tagliati. E costavano molto di meno, erano in offerta. E allora ho pensato, vabbè, dai, allora li prendo e li faccio, perché a Claudia piacciono, a me piace pure. E quasi quasi registro la ricetta, visto che ci sono. Quindi, nonostante non sia propriamente economico come alimento, il fungo porcino, se lo si trova scontato, è una roba fattibile. Cioè, non stiamo parlando di caviale a 60 euro a boccetta, no? E non so perché mi sto giustificando. La pianto subito, vi lascio alla video ricetta. Se avete qualche suggerimento, come al solito, ben accetti, sotto nei commenti. E vi mando un bacione. Ciao! Di che ingredienti abbiamo bisogno per questa ricetta? Beh, innanzitutto chiaramente dei funghi porcini. Ne abbiamo bisogno di 400 grammi. Eccoli qui, ma che belli. Questo è il braccio di mia sorella. Saluta, Cla. Ecco. Poi 30 grammi di scalogno, che nel nostro caso sono due scaloni piccoli, cioè noi non avevamo scaloni Voilà. di dimensioni normali e quindi abbiamo quei due microbi lì. Uno spicchio d'aglio, che è lì di fianco allo Qui. scalogno. Un po' di noce moscata. Un dado. Voilà. 30 grammi di burro, quello sembra una quantità infinita perché mia sorella l'ha dovuto sfogliare praticamente. Però non è tanto 30 grammi di burro per 4 persone, Sì, su dai. dai, su via. Poi 30 grammi di farina, cioè basta che sia, se diminuite il burro, diminuite la farina perché servono insieme, devono essere equilibrati. 150 grammi di latte, eccolo lì. Del Trentingrana grattugiato, 30 grammi, se non ce l'avete ci facciamo andare bene anche il formaggio Eccolo grana. qua. Eccolo, e quello che è in mano a mia sorella è un cucchiaino di prezzemolo tritato. E poi dell'acqua, 700 grammi. Presente. Basta, tutto qui. Nella ricetta originaria c'era il latte intero, noi abbiamo usato il latte scremato, totalmente, anzi peggio ancora il Silhouette, che è il peggio del peggio, e poi c'era l'olio per fare il soffritto all'inizio e noi lo facciamo senza soffritto. Quindi, insomma, sì, rimane il burro, maledetto burro, però non è possibile toglierlo perché sennò non si addensa e non viene una crema ma viene una brodaglia e non ne vale la pena. Voi che dite? Comunque procediamo. Fra l'altro faccio notare gli uccellini, sentite tutti zitti. Cioè, io non ho un gran rapporto con gli uccellini, comunque sono carini da sentire da lontano. Detto questo, i funghi che voi vedete qui sono congelati. Mi sa che ve l'ho già detto nell'intro, però vabbè. Però voi potete utilizzare sia questi che quelli freschi. Prendete quelli che costano di meno, come ho fatto io. questi sono surgelati, sono già puliti e tagliati a fettine. Quindi, qualora voi abbiate quelli freschi, ovviamente prima li pulite bene dalla terra, poi li tagliate a fettine e siamo arrivati a questo punto, ecco. E mentre io parlo amabilmente di funghi, mia sorella chiaramente sta tagliando lo scalogno. Mio Dio, che È coraggio. bella, sì. È bello cucinare con Claudia, sempre di ruoli molto. Intanto butta giù tutto, va Sì, bene. è l'ansia della prestazione. Scusa, va bene. Procediamo con la ricetta per davvero, va? Mentre mia sorella ha fatto questo splendido lavorino dello scalogno, io ho tolto l'anima dall'aglio perché ho letto che così è più digeribile. Siccome noi non la soffriggiamo neanche tutta sta roba, ma la tritiamo semplicemente per evitare l'olio, allora meglio toglierla a questo punto. E basta, ficco dentro al boccale i due scalogni, l'aglio, le mie mani profumano che non ve lo so neanche spiegare, chiudo tutto e faccio tritare per pochi secondi. A velocità 7. Ok, Cla, vieni con me a fargli vedere cosa. Con la fotocamera, dico. Arrivo. Ok. Vedete, amici? Sembra
Un trito perfetto. Ok, tutto giù. Vediamo un'altra tritatina, perché ci sono dei pezzi un po' grossi. Sì, dai. Che dici? Che dite voi? Gli diamo un'altra tritatina, sì. Così. Vai, io per torno in posizione. Tu ti torni lì. Metto tutto sotto. Andiamo a guardare anche noi. Sembra uguale a prima. E come vedete è identico a prima. È perfetto. No, vabbè. Un trito perfetto. No, ok, dai. Va bene. Butto tutto sotto. E a questo punto, se non siete a dieta, ci mettete un po' d'olio e fate un bel soffrittino. Ma noi siamo a dieta. Quindi noi invece dell'olio ci aggiungiamo 700 g di acqua. Che sarà molto di più di questo. Però... inseriamo con l'acqua, la cipolla e l'aglio, un dado vegetale e tutti i funghi. Cercando di non rovesciarli. Ecco fatto. Qui. Se voi non avete il bimbi, piazzate tutti in una bella pentola e lo fate andare a fuoco abbastanza sostenuto, perché qui sarà a 100 gradi. Chiudo chiaramente il boccale, imposto a 15 minuti, 100 gradi a velocità 1. Ci vediamo fra 15 minuti. Prendo il mio cucchiaione di burro, che sono circa 30 grammi, ve l'ho detto prima, lo metto, se riesco, in una terrina e lo lavoro un po' con un cucchiaio prima, perché deve essere un po' più morbido di quello che è. Non so se si vede molto, ecco. Così si vede meglio, però così sono scomodissimo. Che roba scomoda. Ok. Lo lavoro fin quando diventa crema. Ok. Ancora un pochetto. E cerchiamo di preparare il roux. Il roux, per capirci, è... vabbè, lo saprete, fa niente, ve lo dico lo stesso. È quell'impasto, quel composto fatto da farina e burro in pari quantità e che serve per addensare le creme, tipo per la besciamella. E io non l'ho mai fatto a crudo. Di solito lo faccio scaldando il burro e mettendoci dentro la farina setacciata. In realtà, ho visto in una ricetta di Giallo Zafferano di qualche tempo fa, ormai, che vi consiglio di vedere perché era interessante, che si poteva fare a freddo. E oggi lo facciamo a freddo, per l'appunto. Quindi, burro a pomata, prendo il setaccio, allarghiamo un attimo, e metto dentro la farina setacciata. Magari faccio un po' per volta. E cerco di amalgamare in modo che venga una roba omogenea. Comunque io vi ripeto, secondo me scaldandolo è molto più semplice. Proviamo a fare come c'è scritto nella ricetta del bimbi. Ok. No, è abbastanza semplice. Ok. E continuo. Ok, ora è bello omogeneo e lo tiriamo su. Boom. E lo mettiamo dentro alla crema. Boccale, se voi non state utilizzando il bimbi, chiaramente mettete tutto in pentola e unite chiaramente il roux. Poi unisco il latte, che essenzialmente più o meno è un bicchiere, e gli do una bella grattatina di noce moscata. Se preferite potete anche grattarla direttamente nel roux. No. Ok, a me piace tanta, quindi abbondo, voi mettetene quella che preferite. E gli mettiamo un pizzico di sale, poi lo aggiusteremo alla fine.
Vi chiudo e faccio cuocere ancora, sempre per 100 gradi per 5 minuti, quindi 5 minuti, 100 gradi, sempre allo sta 1. Ora c'è da lasciarlo nel boccale a riposare per una cosa come 10 minuti, quindi lo lasciamo 10 minuti qui nel boccale. La cottura è terminata, lasciamo che riposi per 10 minuti. Una volta che ha riposato per 10 minuti, più o meno la consistenza è questa. Metti un cucchiaio, Claudia, per favore. Cioè, non è denso come sarà alla fine, perché c'è ancora da frullarlo. Faccio vedere. Vedete? È abbastanza... non è ancora denso del tutto. Umi a panno. Frullando i funghi dovrebbe sistemarsi la faccenda. Proviamoci. Qui io apporto una piccola variazione alla ricetta del bimbi, strano ma vero, come tutte le altre precedenti, perché lui il formaggio lo mette prima, cioè lo mette alla fine, invece io lo metto ora. E io faccio la stessa identica cosa per il prezzemolo. Poi al massimo gli do un'altra spolverata, però il cucchiaino glielo metto adesso. Voi fate come preferite. Quindi metto dentro formaggio e prezzemolo, chiudo e faccio andare per un minuto a velocità 8. Se chiaramente voi non avete il bimbi, usate un frullatore oppure un mini pimmer di quella di immersione. Vediamo un po', eccolo qua. Non facciamo porcate, Pio. Ok, una. Due belle mestolate? Poi aggiungo un pochino di prezzemolo, cerchiamo di non fare un bordello, così, che bello il prezzemolo, ok, e per finire i fantastici crostini made in Claudia. Dopo aver fatto una selezione del crostino giusto, questi si sono separati i più carini. Ne metto un terzo? Ma sì, dai. Ma sì, Alizia. Così. Ora faccio affondare tutto. No. Ed ecco fatto, il piatto è pronto. Questo è come dovrebbe venire. Se lo provate, fatemi sapere e ci vediamo alla prossima ricetta. Sono un attimo piena di prezzemolo. Ciao. Ciao a tutti, eccomi tornata. Ciao a tutti, ecco. Ciao a tutti, eccomi tornata con una video ricetta. Si tratta di una ricetta di una zuppa. È una zuppa, più che altro una crema di funghi porci. Che balbetto oggi. Però però vabbè, voi lo fate o a mano se preferite, oppure se io riuscissi a chiuderlo. Non ce la guai, no? Sorry, sono io, sono che devo dare la parte sbagliata. Ma porca vacca, aspetta, ora cosa faccio? Lo rifaccio tutto? Sì, beh, vabbè, richiudi e basta. Ma stavo parlando. Ah. Sì, ok. Uff. Rifacciamo. Palle. Che bella porcata che ho fatto, non so se l'avete potuta notare. Mamma. E quindi cos'hai? Una ventata di lo so. Mamma. Infatti mi lacrima tutto. Non è solo un occhio. Devo avere dei problemi. Sì, infatti.